Allora, oggi, grazie, leggiamo dalla una lezione di Srila Prabhupada che ha dato a New York nel 1966, a novembre, e è dall'inglese, perciò cerco di andare il più veloce possibile, ma magari c'è qualche volta che mi blocco un attimo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada che parla. Oggi è Govardhana Giridhari. Giridhari, il Signore Krishna, oggi ha sollevato la montagna. In accordo alla letteratura vedica ci sono diverse divinità, anche a volte si trova nella mitologia greca, che esistono i dei dell'acqua, il dio dell'acqua, proprio si riferisce a Nettuno, i dei del Thunderbolt, del fulmine, Zeus. Queste non sono immaginazioni, di fatto sono cose reali, ma dovuto alla nostra insufficiente conoscenza noi non sappiamo come, in quale modo la natura materiale è controllata. Così quando Krishna era su questo pianeta e stava giocando il ruolo di un piccolo pastorello, fu conosciuto, fu diffuso in tutto il mondo questa cosa, che Dio è venuto, ha preso un'incarnazione, è adesso sulla terra, è a Vrindavana che gioca il ruolo di un pastorello. Così se qualcuno, se c'è un'incarnazione di Dio, qualcuno ci crede e qualcuno non ci crede. Quando Krishna di fatto era presente sulla terra, non è che tutti capissero che Krishna era la suprema persona di Dio, neanche allora. Soltanto poche persone, i cinque fratelli Pandava, le damigelle di Vrindavana, soltanto proprio le persone che si contano sulla punta delle mani sapevano che Krishna fosse Dio, rispetto a tutta la popolazione. Che dire di centinaia o 100 o 200 persone che sapevano che lui fosse la suprema persona di Dio? Erano pochissimi, altrimenti tutti avrebbero pensato lui, perciò questa gente, la maggior parte pensava, è un uomo ordinario proprio come tutti noi, ma è molto potente. Questo è tutto. Similmente i Deva degli altri pianeti anche pensavano così, ah sì, questa è un ragazzo, è una persona sciocca, loro pensavano che era un ragazzetto, questi pastori, questa gente stupida pensa che questo pastorello sia Dio. Persone sofisticate proprio come Indra, no? E specialmente Indra era il re dei pianeti superiori, il re del paradiso. Lui era così potente e perciò pensava, chi è arrivato Dio? My God, lui non può arrivare, non può essere lui. Questo era un tipo di speculazione, perfino Brahma speculò in questo modo, ma Krishna volle mostrare a Indra che sì, io sono venuto veramente. Così questo incidente di oggi è quello che si chiama Govardhana Puja. Perciò Bhagavan api traiva baladeva samyata Apashan Nivashan Kopan Idra Indra Yaga Krito Dhyaman. In accordo al sistema vedico ci sono differenti tipi di sacrificio per offrire rispetti e omaggi ai Deva, proprio come al sole che ci fornisce la luce, la luna ci fornisce i raggi lunari, similmente Indra ci fornisce le nuvole. Allo stesso modo ci sono differenti Deva e la Bhagavad Gita,
nella Bhagavad Gita è detto Devan ya yanti Devan Bhavan. Queste cose sono tutte descritte nella Bhagavad Gita. Nella letteratura vedica è prescritto che uno dovrebbe offrire o dare soddisfazione ad questi Deva sacrificando Deva Jagyam. Così, nel villaggio di Vrindavana, il padre di Krishna, che sarebbe stato il patrigno di Krishna, Nanda Maharaj, perché il vero papà di Krishna era Haribol, il papà di Krishna vero era Vasudeva. Nanda Maharaj e i suoi associati, loro stavano preparando questo Indra Jagya. Siccome erano agricoltori, loro dipendevano dalla pioggia, da piogge abbondanti, e siccome avevano molte mucche, Nanda Maharaj, che era un uomo di fattoria, lui aveva agricoltura e mucche. Le persone nel campo del commercio, questa comunità Vaisha, allora sono raccomandate tre cose. Krishi, Go, Raksha, Vanijam. Krishi significa l'agricoltura e Goraksha significa la protezione della mucca e Vanijam significa il commercio. Così Nanda Maharaj apparteneva alla comunità Vaisha, era un uomo come si deve, per bene, un uomo molto ricco, aveva 900.000 mucche e 900.000 mucche le proteggeva tutte. Precedentemente, nei tempi antichi, in accordo alla civilizzazione vedica, un uomo era considerato ricco in proporzione allo stock di grano che aveva e alle mucche che possedeva. Questo era tutto qui. Se uno aveva queste cose era considerato ricco. Danyena Davanam. Un uomo era considerato essere ricco se lui aveva una sufficiente quantità di grani e similmente se lui aveva anche un sufficiente numero di mucche. Lui era considerato un uomo ricco. Non è che si guardava il conto in banca, non c'erano cose come il conto in banca, neanche come il denaro di carta. Di fatto, quello che era il vero possedimento era il cibo e il latte. E di fatto questa è la soluzione per l'economia. Se voi avete sufficientemente latte e potete fare così tante cose nutrienti, piene di vitamine, di valori vitaminici, preparazioni e anche i grani, i cereali, così non c'è questione di starvation, di morirsi di fame, insomma, da un punto di vista economico, se voi avete semplicemente dei cereali e delle mucche. Così, questo era lo standard della società, questo è lo standard, era lo standard della soluzione economica in quei giorni, in quel periodo. Così questi pastori si stavano preparando per soddisfare il Deva Indra, perché lui era, doveva, di fatto, non era che era soltanto, qui dice Srila Prabhupada, avrebbe dovuto, ma di fatto lui sosteneva, dava le piogge sufficientemente. Senza le piogge voi non potete avere un'agricoltura sufficiente ed è di successo. Così loro si stavano preparando a fare il sacrificio. E Krishna e Balarama stavano osservando queste preparazioni. Krishna il più piccolo e Balarama il più grande. Balarama è il figlio di Rohini e Krishna il figlio di Devaki. Entrambi queste signore, Rohini e Devaki, erano le mogli di Vasudeva, il papà di Krishna. Così Balarama era nato da Rohini e Krishna era nato da Devaki. Devaki Nandana Gopala. In questo modo Devaki Nandana non c'era tanta differenza
dall'età, di età tra Krishna e Balarama. Alcuni dicono un anno, alcuni dicono due anni. In questo modo. Così Balarama era il più grande, il fratello più grande, e giocavano insieme. E questo avvenimento, questo incidente avvenne quando Balarama aveva circa 8 anni e Krishna ne aveva 7 anni, così circa. Bhagavanta Traiva Baladevana Samyuta. Bhagavan, la suprema persona di Dio, Krishna insieme con Baladeva e suo fratello più grande Apashan, videro. E che cosa videro? Nivasha Gopa Indra Yaga Krito Dhyamam. Tutti gli uomini, i pastori, inclusi il loro padre, stavano preparandosi per il sacrificio dell'Indra Yagya. L'Indra Yagya, lui, Krishna, era la suprema persona di Dio, lui sapeva tutto di quello che stava andando avanti e qual era lo scopo. Siccome egli è presente nel cuore di tutti, anche conosce tutto. Poiché lui stava giocando il ruolo proprio di un ragazzetto, un pastorello, allora come se lui agiva come se non sapesse nulla, chiese informazioni a suo padre e alle persone più anziane che stavano assistendo suo padre a che servivano tutte queste preparazioni per il sacrificio. Tadda Bigyopi. Questa stessa parola è usata per dire lui, Krishna, che è Bhagavan, sapeva tutto. Siccome Bhagavan significa che lui sa tutto, il passato, il presente e il futuro, non c'è mancanza di conoscenza. Ci sono alcune volte, io, dice Srila Prabhupada, ve l'ho detto diverse volte, Bhagavan significa che lui è pieno in tutte le opulenze. Ci sono 6 opulenze, la ricchezza, la forza, la fama, la bellezza, la conoscenza e la rinuncia. Così Bhagavan non può mancare di niente in queste opulenze. Lui deve sapere tutto, deve essere onnisciente. Questo è Bhagavan. Così è detto qui che lui chiedeva al papà, a suo padre, che cosa stava succedendo. Lui sapeva tutto, ma è specificatamente menzionato qui che lui stava chiedendo perché stava giocando il ruolo di un bambino. E il padre sapeva che Krishna è mio figlio. Loro non lo riconoscevano come la persona di Dio. Loro sapevano, qui c'è il mio figlio ordinario. Tadda Bhigya Pi Abhigyano Pi Bhagavan Sarvatam. Questo è sempre Prabhupada che cita i versi in sanscrito. Sarvatma significa uno che è situato nel cuore di ognuno. Sarvatma Sarvadarshanam. Sarvadarshanam significa una persona che può vedere tutto, il passato, il presente e il futuro. E ciò nonostante, lui è proprio un figlio obbediente, un figlio sottomesso al padre, agli amici del padre che erano persone più anziane, agli associati. Con molta umiltà lui chiese. Che cosa chiese? Mio caro padre, io sono molto rispettoso e umile perché ti sto chiedendo che tipo di arrangiamenti state facendo, perché siete così impegnati a fare qualche cerimonia di sacrificio e qual è la ragione e quale sarà il risultato. Kim palam, qual è il risultato di fare questa cosa? Kim palam kashaccha dudasha, da chi voi o a chi voi cercate di soddisfare? E qual è lo scopo di questo sacrificio? Io non posso capire. Gentilmente mi spieghereste questa cosa? Etad bruhi mohankamo. Io sono molto ansioso. Gentilmente spiegatemelo. Io sono il vostro più obbediente figlio. Così gentilmente spiegatemi quello che succede. Questa domanda fu fatta. Ciò vediamo come Krishna molto
umilmente sta chiedendo al prende il ruolo di bravo ragazzo, anche se lo è, però di solito diciamo i bravi ragazzi si vedono quando sono obbedienti, quando sono... Potete venire pure un po' qualcun altro qui, se volete, così fate un po' di spazio. Puoi portare la sedia di qua, Stefano, qui vicino a Prabhupada. E... Buonasera, Hare Krishna. Hare Krishna. E... Giorgio, vuoi anche te spostarti da quella parte? Qua, mettiti qua. C'ho due bicchieri d'acqua. Due bicchieri d'acqua. Allora, un bravo ragazzo, stiamo leggendo la storia di Krishna che dà una lezione di Prabhupada nel 66 a New York. E questa è la traduzione in inglese, dall'inglese. E qui Srila Prabhupada spiega come Krishna bambino vedeva che tutti i pastorelli stessero preparando facevano dei preparativi per fare questo sacrificio al Dio della pioggia. Allora Krishna, sebbene Dio che sa già tutto, però giocava il ruolo di un bambino comune, allora si avvicinò al padre. Di solito i grandi, quando sono impegnati a fare qualcosa, non vogliono essere disturbati, specialmente dai bambini, no? Infatti la cosa classica che dicono i grandi, te non puoi capire, lasciami lavorare, no? Lasciami fare le cose che devo fare. Allora qui Krishna prende questo ruolo, questo atteggiamento molto umile di bambino... Okay. E ricorda al papà che lui è obbediente, proprio come quando i bambini devono ottenere qualcosa, dicono sono stato bravo, eh? Ti ricordi che sono stato bravo? E allora Krishna qui dice, papà è un bambino come me che sono sempre obbediente, no? Adesso ci spieghi per favore che cosa state facendo, perché se no avrebbe potuto rischiare pure che Nanda gli diceva guarda, tanto tu non puoi capire. E invece ha conquistato il tempo e il suo padre con questa domanda. Adesso, dice Prabhupada, se tu pensi che... è sempre Krishna che parla. Adesso, se tu pensi, dice a Nanda Maharaj, che è una cosa troppo confidenziale, che non me la puoi dire... Allora io penso che per una persona come te, che sta facendo tutto questo sacrificio, tutta questa pubblicità per fare questo sacrificio, dovresti spiegarmelo, dice Krishna. Anche se pensi che è una cosa che non si può dire, però con tutto quello che state facendo, no, me lo dovresti dire. Nai gopyam isadunam. Sadhu, coloro che sono persone sante, per loro non ci sono segreti, non c'è segreto, non c'è una cosa privata. Proprio come delle cose ordinarie sociali, non c'è differenza tra vita privata e vita pubblica. Adesso se qualcuno è un insegnante, qui Srila Prabhupada dice, no è sempre Krishna che parla, scusate. Se qualcuno è un insegnante, è un buon insegnante, lui allora può spiegare le cose molto bene, ma nella sua vita privata, se lui non è buono, non è bravo, allora lui non è un buon insegnante, lui non è un vero sadhu. Qui sta facendo il punto Krishna che il vero sadhu non ha segreti, perché non c'ha vita pubblica e vita privata. Se è un bravo insegnante pubblicamente, deve essere anche privatamente.
Questa è la concezione vedica. Una persona deve essere un insegnante in accordo al suo proprio comportamento nella vita. Non c'è la vita segreta e la vita pubblica. In questo modo noi pensiamo che noi non dovremmo preoccuparci di cos'è la cosa privata. Non dovremmo farcene un problema. Dovremmo piuttosto essere interessati all'insegnamento. Avevo detto che ci vuole un po' di tempo per tradurre, perché più che altro. Qui dice, no, quel tipo di insegnamento non avrà effetto, dice Srila Prabhupada. Chaitanya Mahaprabhu disse, Apani Achari Prabhu Jivera Jiveri Shikshaya. Un insegnante deve dimostrare con la sua vita pratica quello che sta insegnando. Questo è il significato di acharya. Acharya significa che l'insegnante deve dimostrare le cose applicando le stesse cose nella sua vita. Questa è chiamata acharya. Quindi Krishna dice, tu non puoi, se tu non puoi rivelare qualcosa, non dovresti tenerla neanche privata, nascosta. Pensate a un bambino di 7 anni, come sta incastrando un Nanda Maharaj. Per favore, rivelala. Udasino rivad variam atmavad sudrite surid uchate. E anche se è molto confidenziale, io sono tuo figlio. Vedete come Krishna è esperto, no? Prima comincia con un discorso morale, poi alla fine lo prende sul... Alla fine sono tuo figlio. Me lo puoi spiegare? Io sono pure uno che ti vuole bene. Questa è per caso una superstizione? Guardate come Krishna sta parlando, dice Srila Prabhupada. Se è una superstizione o se invece c'è qualche effetto reale. Tu, dice Krishna, non dovresti fare niente di rituali religiosi solo per superstizione. Questa è la raccomandazione che dà Krishna. A Krishna non piace che le persone compiano qualcosa soltanto per superstizione. Supponiamo che state facendo un sacrificio. Se voi fate qualche cerimonia, voi dovreste avere almeno la conoscenza che ci deve essere un risultato. Deve esserci un risultato, proprio come in molti sacrifici che sono raccomandati nella letteratura vedica, putreshti jagya, putreshti, supponiamo, dice Srila Prabhupada, un uomo che non abbia figli, se lui compie quel sacrificio, lui avrà un figlio. Questo è un fatto. Similmente ci sono così tante cose simili, cioè che da quando uno fa dei sacrifici li fa per ottenere un risultato. Così ci sono dei rituali e rituali religiosi. Adesso, in accordo a Krishna, vediamo quanto è pratico Krishna. Lui dice, nessun rituale religioso dovrebbe essere compiuto senza un effetto pratico, senza un risultato pratico. La gente è diventata atea. Qui è di nuovo Prabhupada che parla, perché qui dobbiamo entrare un po' nella cosa. Qui è Prabhupada che ci sta portando a Krishna, che parla col padre, poi parla lui. E qui di nuovo è Prabhupada che dice, la gente sta diventando atea perché in questa era moderna ci sono così tanti rituali in tutte le religioni, non soltanto nella religione indù, ma nella religione cristiana. Ma loro dicono semplicemente è una formalità, non ci sono effetti, non c'è un effetto. Questo tipo di rituali o cerimonie religiose non sono raccomandate da Krishna. Voi dovete di fatto avere un effetto, proprio come nei Purana c'è un discorso tra il Signore Chaitanya
il Kazi, il Chand Kazi. Chand Kazi era un musulmano, un giudice musulmano, e il signore Chaitanya stavano parlando, quando lui, il signore Chaitanya, iniziò questo movimento del Sankirtan, ci furono molte proteste, proprio come ai giorni d'oggi ci sono dei giornalisti che dicono, ah scusate, ci sono delle reports, delle denunce giornaliere riguardo il nostro movimento del Sankhita che dicono che disturbiamo i vicini. Similmente, quando il signore Chaitanya cominciò questo Sankirtan, alcuni Brahmana fecero la stessa cosa, perché il signore Chaitanya disse che questa è l'unica religione in questa era, questo canto del Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo è l'unico principio religioso. Se e ognuno avrà tutti i suoi desideri soddisfatti da questo canto. Così alcuni brahmana, coloro che sono delle classi sacerdotali, loro pensavano, riguardo al Sankhita e al Chaitanya, se questa gente canta sola, soltanto, allora che ne sarà delle nostre moschee, delle nostre chiese, dei nostri templi? Non verrà più nessuno. Così cominciarono si andarono a lamentare con il magistrato, che era questo musulmano, e gli dissero, questa non era religione indù. Hanno scoperto qualcosa nel loro cervello fertile che noi proprio non lo riconosciamo. Così questa fu la lamentela che fu portata al magistrato, e il magistrato cominciò a prendere a fare qualcosa. Prima di tutto li avvertì il signore Chaitanya e il Sankhita, non cantate più Hare Krishna. Poi, quando lui, Chaitanya, non se ne preoccupò per niente, il Kazi, che era il musulmano, mandò alcuni di poliziotti, proprio come noi abbiamo i vigili, loro avevano questi qui, e gli ruppero le mridanghe ai devoti, questi tamburi. E allora il signore Chaitanya Mahaprabhu iniziò un movimento di disobbedienza civile. In questo modo lui non si preoccupò per niente del magistrato e cominciò a fare il Sankirtan in tutta la città di Navadvip. Poi arrivarono alla casa del magistrato, è bellissimo se leggete questa descrizione, perché erano tutti carichissimi, perché le persone che si erano uniti piano piano, a parte che avevano preparato già dal pomeriggio tutte torce, no? Da accendere. E poi la sera, quando scese il buio, accesero tutte queste torce e tutti quanti si unirono. C'era un fiume di persone e c'erano pure persone belle cariche. Adesso gli spacchiamo casa, gli distruggiamo casa al magistrato, no? Infatti si erano abbastanza fomentati, no? E il signore Chaitanya ha iniziato la prima manifestazione di disobbedienza civile, no? Però quando sono arrivati lì davanti a casa del magistrato, adesso vediamo che succede. Proprio come l'altro giorno, dice Prabhupada, c'è stata una processione, un corteo nella vostra città, così questo movimento per la disobbedienza è stato iniziato all'inizio, per la prima volta, da Chaitanya Mahaprabhu. Anche in America c'erano i movimenti per la guerra, contro la guerra in Vietnam, eccetera. Adesso se qualcuno vuol fare qualche compromesso con qualche magistrato, Chaitanya volle fare un dibattito, parlare per trovare un compromesso con il magistrato.
E in quel discorso Chaitanya Mahaprabhu chiese per prima cosa, perché poi il magistrato, quando vide che fuori erano migliaia di persone, chiamò Chaitanya, lo chiamò come nipote, perché c'era un vecchio legame di parentela, e perciò aprì le porte e cominciò questo dialogo tra il magistrato musulmano e Chaitanya. La prima domanda che fece Chaitanya, no, che fece questo magistrato, disse, siccome era un musulmano, disse, scusate, Chaitanya Mahaprabhu che chiese al musulmano, dice, nella vostra religione l'uccisione del padre e della madre, uccidete il padre e la madre, che tipo di religione è questa? Allora il Qazi rispose, come fai a dire che io sto uccidendo mio padre? E allora il signore Chaitanya lo interrompe, sì, tu stai uccidendo tua madre, tuo padre, tua madre ti dà il latte, ti dà ogni giorno il latte, tu bevi il latte e tu uccidi comunque la mucca. Quindi tu stai uccidendo tua madre. Allora a quel punto il Qazi rispose, però anche voi nella vostra letteratura vedica io ho visto che c'è il sacrificio della mucca. Allora il signore Chaitanya rispose, non c'è un sacrificio della mucca, ma è per ingiovanire la mucca. Le vecchie mucche sono sacrificate nel fuoco e di nuovo vengono fuori attraverso i mantra vedici. Gli viene data una nuova vita. Ma siccome oggi non c'è una mancanza di brahmana così esperti che cantano quel tipo di mantra, allora il sacrificio della mucca in quest'era è proibito. Così, quando queste cose non sono pratiche, sono proibite. Se voi di fatto volete avere un risultato da qualche rituale spirituale o religioso, da qualche compimento di questo tipo, allora non va bene. Qui Prabhupada si riaggancia al fatto che fare dei sacrifici che non porta, solo perché uno fa un discorso di rituale, non va bene. Altrimenti è superstizione. Cioè, questo è interessante anche capire un attimo, perché qual è la differenza tra superstizione e sacrificio, no? Perché uno fa un sacrificio con l'aspettativa di ricevere un risultato. Quando non ci sono dei brahmana, non ci sono delle persone qualificate, il risultato non viene. Infatti il sacrificio della mucca, che era accompagnato da mantra, da persone qualificate, dava nuova vita alla mucca e perciò non era considerata un'uccisione veramente, perché attraverso questi mantra questa mucca riceveva un corpo nuovo, giovane. Adesso noi non sappiamo come può funzionare, perché è qualcosa che va un po' al di là della nostra comprensione, però è come tante volte fanno quei film fantascientifici, no? Che adesso la gente vorrebbe che ti attacchi due spine, no? Poi c'è quello giovane, ti trasferisci dentro tramite qualche alchimia, capito? Sei tecnologica, allora lasci il corpo vecchio e entri in quello nuovo. O c'è anche nel Srimad Bhagavatam questo re che si chiamava Puru. No, pure era il figlio, il re non mi ricordo come si chiama, che era vecchio, non voleva invecchiare, allora chiese ai figli se facevano a cambio, no? Chi è che fa cambio con la mia posizione di re, con tutte le mie ricchezze, con tutta la mia opulenza, in cambio della gioventù? Cominciò da un figlio, tutti i figli disse, guarda, te la puoi pure tenere, te la puoi pure tenere la ricchezza, no? Arrivò il più piccolo, che si chiamava Puru Maharaj,
E lui non lo fece per la ricchezza, lo fece per il padre, perché vedeva che proprio era rimasto solo lui, e fece a cambio con... e si prese la vecchiaia. Perciò noi non sappiamo come funziona, però a certi livelli di persone qualificate, come Brahmano, come... potevano succedere queste cose. Perciò quando mancano queste persone qualificate e si fa la cerimonia, è superstizione, perché il risultato non è quello che intende la cerimonia. Allora, questo è sempre tutto un discorso che sta facendo Srila Prabhupada per spiegare quello che Krishna sta dicendo al padre. Se voi di fatto ottenete un risultato, appunto, non va bene, è soltanto una superstizione. L'opinione del signore Chaitanya è che, siccome tutte queste ingiunzioni vediche, questi sacrifici, non è possibile farle in questa era e sono molto difficili, non c'è un leader così esperto per compiere tutte queste cerimonie e questi rituali. Quindi dovete prendere questo Hare Krishna. Take to this. Cercate di prendere questa cosa. Non c'è bisogno di rituali, non c'è bisogno di fare spese, di spendere soldi, semplicemente Dio vi ha dato la lingua, vi ha dato delle orecchie. Andate avanti a cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. E questo soddisferà tutti il vostro avanzamento spirituale. Similmente Krishna dice Jivatma, Jivat, Gyatva, Agyatva, Chakarmani, Gyano, Yam, Anutishtanti. Generalmente la massa di gente sono ignoranti. Quindi compiono dei rituali religiosi sapendo o non sapendo, comunque li fanno come questione di abitudine o di superstizione. Ma se una persona è intelligente, allora dovrebbe sapere che questo sacrificio serve per ottenere questo risultato. E coloro che sono sciocchi semplicemente lo fanno per superstizioni. Così Krishna non raccomanda che dovreste fare qualcosa per superstizione. No, voi dovreste farlo per qualche risultato pratico. Quando si dice pratico, qui dice Prabhupada, intende qualche cambiamento pratico. Questo dogmatismo o questo fanaticismo, perché io dovrei cantare Hare Krishna? Io sono cristiano, io sono ebreo. Questo è il fanaticismo. Se veramente trovate dell'estasi cantando Hare Krishna, perché non farlo? Perché non si dovrebbe fare? No, io sono ebreo, io sono cristiano, sono musulmano. Allora, se la vibrazione trascendentale dalla piattaforma spirituale, la vibrazione spirituale viene dalla piattaforma trascendentale. Se questo essere musulmani, cristiani, indù, buddisti è soltanto una malattia della pelle. Srila Prabhupada spiega da questo esempio, come dire, perché uno si identifica col colore della pelle. Siccome tu hai un particolare corpo, in particolari circostanze, allora affermi questa cosa qui. Ma di fatto siamo tutte anime spirituali. Questa vibrazione sonora viene dall'anima spirituale e va bene a tutti. Vedete gli effetti. Perciò non siate fanatici. Io voglio dire settarei. In questo modo Krishna vuole che semplicemente per abitudini uno non dovrebbe seguire dei rituali, uno dovrebbe vedere dagli effetti.
Vediamo quanto Srila Prabhupada sia un rivoluzionario anche nella sua propria tradizione, anche Bhaktisiddhanta è il suo maestro, infatti lo volevano ammazzare perché i brahmana del posto anche loro avevano paura che perdevano i clienti, cioè in tutte le Gesù anche, i farisei che erano Caifa, no? Cominciavano a vedere che questi, quando arriva una persona che parla dell'anima e parla di non identificarsi con la propria religione, dà fastidio, perché gli porti via i clienti, gli porti via i fedeli ottusi, no? Che fanno le cose per rituale, per superstizione. Allora Srila Prabhupada, anche se siamo stati, e tuttora ci mettono in mezzo alle sette, gli Hare Krishna sono considerati una setta perché, capito, vestono così, fanno dei rituali, che in effetti Srila Prabhupada non era per niente l'intenzione di Srila Prabhupada creare una setta o creare un movimento di rituali. E perciò questo è il punto, che molte persone pensano che siamo fanatici, ma in effetti non c'è nessun fanatismo. È qualcosa che funziona, il Mahamantra funziona e poi rimbalza fuori. I devoti sono luminosi, non è una questione di perché sono vestiti così, perché se una volta chiesero tanti anni fa, me lo chiesero a me, di fare una comparsa in un film con Alberto Sordi e dovevo vestirmi da devoto, no? Cioè ero già vestito da devoto, scusate, ero già vestito da devoto, dovevo andare, però non ci potevo andare perché non ci potevo andare. Allora c'è andato un altro devoto e quando hanno visto che la scena era un po' strana, il devoto ha chiesto ai superiori che devo fare, dicevano lascia perdere i devoti perché lui doveva andare lì sulla, mentre che mangiavano tutti nell'ambasciata indiana, doveva infilare la mano dentro la cosa del riso, metterselo lì in un piatto per mangiare per terra. Allora le autorità del devoto gli hanno detto guarda, i devoti se appaiono così non va bene, no? Vi racconto questa storia perché poi hanno trovato uno alla garbatella, perché il devoto ha detto guarda, se vuoi ti lascio, ti do, c'ha un altro paio di doti. E hanno vestito uno della garbatella da devoto, per dire, no? L'hai visto? Ecco, conoscevi però. E questo per dire che tu puoi anche mettere gli abiti da devoto, se lo può mettere anche uno qualsiasi, se gli hanno tagliato i capelli, no? Però non è la stessa cosa, non è quello che fa. Tanta gente pensa che i devoti sono fanatici perché sono vestiti così, ma in effetti la felicità viene da dentro, quando danzano, quando parlano, quando guardano, no? Questa è una cosa che c'è dentro e che va al di là del settarismo e del fanatismo. Così, se voi siete confidenti che ci sarà un risultato, allora qui ritorna Krishna. Perciò, dice Krishna, voi avete fiducia che ci sarà un risultato da questo sacrificio? Chiese al padre. Guardate, Krishna è un piccolo ragazzo e sta chiedendo al padre, hai così fiducia che avrai risultato da questo sacrificio? Tu stai facendo questo sacrificio per i Deva, per soddisfarli? O è semplicemente una abitudine dei villaggi per il motivo per il quale lo stai facendo? Io sono proprio curioso di sapere da te, per favore spiegamelo. Adesso suo padre gli comincia a spiegare. Mio caro ragazzo, l'acqua è molto importante, molto essenziale, perché senza la pioggia noi non possiamo avere nessun prodotto. Quindi questa pioggia è controllata da Bhagavan Indra, il re del paradiso, del cielo, che controlla Megha. Megha significa le nuvole, la nuvola. Lui è il maestro di questa nuvola e può mandare la nuvola o la può fermare.
lui è rappresentante di Dio, così ha molto potere. In questo modo, se lui ci concede la pioggia, la gente sarà soddisfatta, ottengono il prodotto. Qui Nanda Maharaj spiega, lo stiamo facendo per un risultato. Quindi è il nostro dovere, siccome lui ci dà l'acqua, noi dobbiamo cercare di mostrargli rispetto attraverso questo sacrificio. Questa è l'ingiunzione vedica, proprio come un dipartimento del governo c'è da pagare delle tasse. Così noi dobbiamo pagare, come noi paghiamo alla... Loro lì ci avevano l'Edison, noi ci abbiamo l'Enel, perché Prabhupada qui stava in America, come noi dobbiamo pagare il conto all'Enel perché ci dà l'elettricità e il gas, similmente dobbiamo pagare la bolletta del telefono, così dobbiamo... perché non dovremmo avere anche il programma di pagare le bollette al sole che ci dà così tanta luce? Qui c'è un devoto che chiede, Dinesh si chiama. Qui questo Dinesh dice, questa non sembra che è una cosa che funziona, non lo riescono a capire. E Srila Prabhupada dice, così deve essere il dovere del sacrificio in accordo ai rituali vedici, è raccomandato che noi dovremmo fare questo sacrificio. Scusate, è un po' intrecciato qui tra il devoto che parla, eccetera. Qui di nuovo dice, Nanda Maharaj spiegò, adesso quest'acqua è così importante che produrrà dei grani, dei cereali, in questo modo noi possiamo sopravvivere e per la perfezione delle nostre vite noi dobbiamo prima di tutto vivere. In questo modo è la cosa molto importante soddisfare Indra. Lui disse, mio caro ragazzo, noi non dobbiamo abbandonare questa parampara. Parampara significa che viene dalla successione disciplica, da generazioni. Mio padre lo faceva, il padre di suo padre, tutti i nostri antenati lo facevano. È una cerimonia, in ogni cerimonia religiosa, in accordo ai rituali vedici, ci sono delle parampara o delle tradizioni familiari. In ogni paese esiste una cosa del genere. Così lui disse che questa parampara, questa successione generazionale, noi stiamo facendo da generazioni questa cosa, perché la dovremmo abbandonare? Lui capì lo scopo di Krishna e gli chiese, sei un ragazzo molto intelligente, lui mi sta chiedendo facendo tutte queste domande per bloccarmi. Come era il figlio intelligente, pure il padre era intelligente. Volete, mi dici fino a che ora possiamo andare avanti? Assolutamente. Ok, allora a un certo punto, c'è pure l'ora legale, no? È interessante perché qui Prabhupada poi ritorna anche alla filosofia, infatti qui dice, questo è il Dharma, proprio come noi diventiamo affamati, questa è la mia religione, questa è chiamata religione. Noi dovremmo sapere il significato della religione. Religione significa che quella cosa che noi non possiamo separare da me stesso. La religione è quella cosa che non può essere cambiata. La religione che tu puoi cambiare, come se puoi diventare ebreo o puoi diventare di un'altra religione, quella non è religione. Mettiamo per caso io sono un indù. Io poi divento un cristiano, così non sono, perciò né
non sono né induista e neanche cristiano. Qui il punto che dice appunto che nel dizionario la parola inglese è soltanto una questione di parole del dizionario, ma il Dharma, in accordo alla parola, alla traduzione sanscrita, il Dharma non significa quello che puoi cambiare. Io ho spiegato diverse volte questo fatto, il Dharma non può essere cambiato, quindi noi vediamo che il Dharma non è la nostra religione. What is our religion? Therefore we must find out. Perciò dovremmo capire qual è il nostro Dharma, la nostra religione. Noi diciamo che la cristianità è la mia religione, il cristianesimo, o l'induismo è la mia religione. Ma questa non è vera religione, quella è fede. La religione è una cosa differente. La religione non può essere cambiata. Non può essere cambiata. Questo è il significato di religione. Perciò se la religione a volte può essere presa come una fede, questo significa che può essere cambiata. E come, perché uno la cambia? Per qualche guadagno. Proprio come in India, precedentemente c'era la religione cristiana che veniva a predicare e dava delle facilitazioni. Così generalmente vedevamo i preti cristiani, che vediamo i preti cristiani che vanno in paesi stranieri, e io l'ho visto, dice Prabhupada, loro offrono alcune facilità ospedaliere, alcune facilità economiche, la gente povera, alle persone povere gli vengono forniti i vestiti, l'educazione, così coloro che sono poveri diventano attratti, e loro praticamente, qui puntini puntini, dice, loro poi diventano di quella religione. Questa non è praticamente non hanno religione, hanno dei problemi economici, che significa perciò che si avvicinano alla religione per ottenere del guadagno. Perciò significa che c'è della avidità, del bisogno, o se no per paura. Qui Srila Prabhupada menziona anche delle parole in sanscrito, significa anche questa dveshat, o anche per invidia. Tutte queste cose dovrebbero essere abbandonate nella propria fede o nella religione. Così come questa cosa fu spiegata, fu la spiegazione di Nanda Maharaj, il padre di Krishna. Adesso Krishna gli risponde, Sri Bhagavan Uvacha, la ragione di questo sacrificio è, come ha spiegato Nanda Maharaj, è che Indra, il re del paradiso, delle nuvole, dava l'acqua, forniva l'acqua. Quindi bisognava compiere quel sacrificio per soddisfarlo. Adesso Krishna dà un ragionamento, fa un ragionamento proprio come se fosse un ateo. Come gli atei del karma mimamsa, che è una filosofia, ci sono sei filosofie. Una di queste si chiama karma mimamsa. E uno dice questa filosofia che se uno lavora e il risultato di quel lavoro è niente, cioè non arriva a nessun risultato, non c'è Dio, non c'è niente proprio. Se tu lavori in questo modo, cioè praticamente questa filosofia dice da quello, qui è un po' difficile tradurlo, però dice che se
Tu basta che lavori, poi al di là del se c'è Dio o non c'è Dio, il risultato ti arriva uguale, ecco. Questa è la posizione dell'ateo. Infatti, come dicono, no, qui se non lavoro non mangio, no? Quando gli vai a dire, appunto, specialmente i devoti che vanno a predicare, no? Che mantra dov'è Jagoranga? Vabbè. No, vabbè, adesso sono cambiati un po' i tempi, però l'arte di non arrabbiarsi mai, gli si dice, no? O se no, insomma, come dicono quando gli dici che la gente gli dice ma Dio non c'è qui, se non lavoro non mangio, che gli dici te? È una bella risposta. Comunque Dio non c'è, stai vedendo, Dio, lui sta lì nella pianta, è l'acqua, è il sole, l'aria. Sì, sì. Lui è tutto, perché non viene a dire che Dio non c'è? Dio c'è, l'aria che respira in lui, è l'acqua che vede. Però non paga le tasse. No, può non pagare se non c'è, perché siamo tutti delinquenti, non paghiamo, però lo devo tu pagare mandando la domanda per Krishna. Quella è la maniera di pagare. Noi dobbiamo fare il sadhana nella mattina, perché dobbiamo pagarlo, che non prendiamo l'acqua e l'aria, che senza acqua non viviamo, senza l'aria non viviamo, che non mi viene a dire che non c'è Dio. Beh, speriamo che non incontri nessuno che ti dice qualcosa. Uno veniva a menare, mi veniva a menare un musulmano, veniva a menare e mi dice come ha iniziato a dire, io gli dico, tu eri musulmano? Sei buono religioso, entonces amparate prima di tutto a rispettare. Tu c'è tu in pratica la rispetto, io c'è la mia. E è rimasto così. Ci credo. Viene a menarmi, le dico che religioso sei. Sei un delinquente, le dico perché mi vieni a menare a una donna, le dico vieni a menare. È capitato male. Brava, a ribollo, di volta. No, allora. Le persone che sono insolenti, sono così, bisogna trattarle così. Pende. Ok, allora, se volete, le ragazze, le donne che vogliono imparare come difendersi, andate là. Allora, andiamo avanti. La religione significa che non può essere separata da se stesso. Adesso di trovare un po' il... Allora, ecco, Krishna ha preso questo ruolo di ateo, dice tanto alla fine, se tu lo fai questo sacrificio, non lo fai, basta che lavori la terra, basta che c'hai le mucche, il latte ti arriva lo stesso, i frutti ti crescono lo stesso, pure se non fai il sacrificio, qui è un'altra tecnica di Krishna che... Perciò questi filosofi di questa filosofia, loro non credono che questa liberazione da questo mondo materiale e ci possiamo liberare, entriamo nel dominio spirituale per essere in associazione con Dio e così siamo felici. Loro credono, devo solo andare a lavorare e questa è la cosa che fa bene. Allora, in questo modo, quando lavori, fai il tuo dovere, allora gradualmente puoi ottenere una promozione di lavoro, perché alla fine tanti vanno a lavorare per ottenere, no? Magari diventi caposcalo, capomagazziniere, no? Vabbè, non è che uno ci deve scherzare, però questa è l'ambizione. E questo è anche un fatto, che è una malinterpretazione. Se tu fai un buon lavoro, allora otterrai una buona nascita. Ecco, se è applicata la reincarnazione, uno può anche pensare, se te lavori bene, poi automaticamente, se ti comporti bene, ma lo dicono anche da noi, no? La cosa importante è non fare male a nessuno, la cosa importante è che fai il tuo dovere, è che sei un bravo padre di famiglia, che poi alla fine vai in paradiso.
quattro cose: buona nascita, che significa una buona famiglia, una buona o una buona nazionalità, e poi già Janma. La nascita significa nascere in una famiglia ricca. Shruta è invece significa essere eruditi, e Shri essere molto belli, meravigliosi. Questi sono i risultati delle vite precedenti, delle attività precedenti. Così qui Krishna dice: le persone si preoccupano di fare questo tipo di lavoro. Un uomo si preoccupa di compiere il suo lavoro per ottenere queste cose, in modo che lui otterrà delle facilitazioni della vita in accordo al suo karma, al suo lavoro fatto. Quindi sia la felicità che la sofferenza, o l'assenza di paura, o la povertà, o il discorso dell'economia, tutto dipende dal karma, da come uno lavora. Questa è la filosofia atea. Adesso supponiamo, per esempio, che c'è qualcuno. There is somebody. Siccome questi atei non credono in Dio, allora propongono degli argomenti. Qui è interessante, come, perché Prabhupada tante volte prende il ruolo di... lo fa anche da solo. Quando faceva le passeggiate lo faceva a volte con i suoi discepoli, no? Gli dicevano: tu fai l'ateo. E l'ateo, il devoto cominciava a fare: ma se Dio esiste, allora perché c'è tutta questa sofferenza? Allora, tu fai lo scienziato. E l'altro devoto doveva fare: ma la vita non viene dalla materia. E qui tante volte Prabhupada lo fa anche da solo, fa botta e risposta, come si dice. Adesso supponiamo, se qualcuno, siccome questi atei loro non credono in Dio, per esempio, se qualcuno diciamo che se esiste qualcuno, Dio, se c'è qualcuno, se mi comporto bene, è obbligato quel qualcuno a darmi i risultati, a darmi gli effetti di questa cosa che faccio. Perciò, pure se c'è un qualcuno, siccome io mi comporto bene, il mio lavoro fatto bene obbliga quel qualcuno a darmi il risultato. Perciò è proprio come se non c'è quello, viene, lo deve fare, no? Quindi io non chiedo la misericordia di nessuna personalità superiore, o Dio o qualsiasi altra cosa. Io devo solo lavorare, e questa è l'unica cosa. Supponiamo che devo fare un esame. Adesso all'università mi daranno alcuni designation, come si dice, mi danno dei titoli, no? Questi titoli praticamente dipendono se passi o no l'esame. A che serve adulare il professore? Che questo è un argomento che potrebbe essere portato avanti. Se tu sei lo stessa cosa, se tu stai appresso a un sacrificio per soddisfare Indra, così indirettamente lui dice che Krishna dice che Indra è incaricato dal Signore a dare l'acqua. È un impiegato. Così, proprio come questa, così a che serve adularlo? Proprio come ci sono così tanti impiegati o come si chiamano quelli officers? Ufficiali, sì, però è inteso qui come i dipartimenti, cioè che ne so, funzionari, ecco, ci sono. Come ci sono così tanti funzionari nella città di New York, uno è incaricato del dipartimento dell'acqua, dell'energia dell'acqua,
Perciò non è che uno c'ha bisogno di andare ad adulare il funzionario per avere l'acqua. Paghi la bolletta, lavori bene e l'acqua ti sarà data. Ma se non paghi la bolletta, comunque, anche se tu aduli o vai lì a glorificare il funzionario, ti sarà tagliata. Così dipende dal tuo lavoro, dipende da come lavori. Supponiamo che qualche Dio, Justi, dice Prabhupada, guardate, un Dio che predica l'ateismo, guardate Krishna che è Dio che predica l'ateismo. Lui è Dio stesso e dice, supponiamo che ci fosse un Dio. Supponiamo che c'è un Dio e lui dà i risultati del vostro lavoro. Questi filosofi del karma mimansa accettano Dio in questo modo. Supponiamo che sia Dio. E questa non è la prima volta che Krishna fa questa cosa, anche come Buddha ha cominciato a predicare di rigettare i Veda, no? Perché la gente faceva i sacrifici da animali e li ha fatti diventare atei praticamente. E ha cominciato a dire non credete a quello che dicono i Veda, ma seguite me. E poi lui era Dio, perciò seguendo Dio sono diventati teisti. Così lui diceva a che serve adulare Dio? Facciamo solo il nostro dovere, fatto bene. In questo modo lui, se ci fosse un Dio, sarà obbligato a darci il risultato. In questo modo Krishna sta seguendo questa argomentazione. Anche lui adora anche il lavoratore. Il lavoratore non deve adorare Dio. Cioè qui Krishna mette il lavoratore, l'agricoltore, cioè quello che fa il sacrificio, come importante quanto è Dio, perché praticamente non deve adorare Dio, è libero. Il lavoratore non deve adorare Dio, perché Dio ti darà il buon risultato del tuo buon lavoro. Quindi, siccome tu stai facendo un buon lavoro, quindi perciò Dio dovrebbe adorare a te. Wow. Sì. Guardate che argomento che porta. È proprio come se uno non fa un buon lavoro, anche se a Dio non gli piace questa persona. Così non c'è necessità di adorare questi dei pianeti superiori o qualsiasi Dio. Fateci soltanto fare il nostro lavoro ben fatto e basta. E allora questa cosa ci darà dei risultati. Quindi, papà, non c'è necessità di soddisfare questo Indra. Tu stai semplicemente perdendo tempo. Tu stai semplicemente perdendo il tuo tempo. Ognuno agisce in accordo ai modi della natura che ha acquisito, in accordo a qualsiasi tipo di natura che lui ha acquisito. Questo è lo scopo. Per esempio, una persona che ha una natura da mercante, siccome suo padre stava mantenendo le mucche ed era considerato un mercante, in questo modo sta dando evidenza, facciamo soltanto il dovere dei mercanti onesti e questo ci darà il risultato. Perché dovremmo andare avanti con questa adorazione dei Deva? E Krishna gli dice a 8 anni, a 7 anni gli dice
siamo mercanti, sei un bravo uomo, continua a fare il mercante onesto, vedrai che non c'è bisogno di Indra. E tutto questo mentre che Indra, perché Indra poi si accorge che c'è un po' di c'è un po' di ritardo nei preparativi, no? Allora comincia a vedere, ma che sta succedendo lì, no? Poi, come dicevamo ieri, siccome i Deva stanno sempre affacciati al balcone, no? C'hanno queste nuvole, no? Che si affacciano, lanciano i fiori, no? E già avevano visto che Krishna aveva ammazzato Denukasura, aveva ammazzato quella che mandano i fiori, perciò lo sapevano. Poi più avanti vedremo che quando Indra dice a Samvartaka, che è la nuvola quella della devastazione cosmica, di andare lì a allagare tutto, glielo intima, perché nessuno ci voleva andare, sapevano tutti che lì c'era Krishna. Perciò i Deva stavano al balcone, già avevano visto i diversi, quello che aveva fatto Krishna, cioè lo capivano che era un bambino di 7 anni, però hanno visto pure quanti ne aveva ammazzati di demoni, no? E perciò quando Indra pure vede che qualche cosa succede lì, no? Ognuno sta qui. Ok, adesso qui arriva il punto che Krishna non approva la adorazione dei Deva. È anche detto nella Bhagavad Gita, coloro che hanno poca intelligenza semplicemente adorano i Deva. Nella Bhagavad Gita o nel Bhagavata o anche in altre parti, l'adorazione dei Deva non è veramente fortemente raccomandata. Così ci sono, anche qui ci sono le stesse cose. Ognuno può essere portato avanti da diversi modi della natura, però se una persona non può superare l'incantesimo dei modi della natura, c'è il punto qui che dice Prabhupada, questa è la cosa importante, è che uno deve superare l'incantesimo dei modi della natura, altrimenti le influenze della natura ti porteranno ad adorare. Infatti si dice che chi è influenzato dalla ignoranza adora i fantasmi, gli spettri, le cose della magia nera, sempre per ottenere cose, no? Quelli che hanno l'influenza della passione adorano personaggi potenti, personaggi imperatori, capi di Stato, no? O chi è influenzato dalla virtù invece adora i Deva. Però l'importante è andare al di là di questi modi della natura. È una cosa bella che diceva Prabhupada l'altra volta in una lezione, è che come un negoziante esperto ha tutti i diversi articoli che possono interessare diversi clienti, così tanti tengono tutto lì, tengono tutti i Deva, c'hanno Ganesh, c'hanno Kali, c'hanno Durga, c'hanno, in modo che quando arriva qualcuno non lo perdono, il cliente qualche cosa compra. Però lo scopo è quello di andare al di là della spell, dice qui, dell'illusione, è la stessa parola che diceva il Signore Chaitanya quando diceva che siamo addormentati nell'incantesimo di Maya. Allora, tutti quanti, che siano degli animali, degli uomini, dei super uomini, sono controllati dalle influenze della natura. Qui sta dando così tanto, dice Krishna qui, sta dando così tanto importanza al karma, non c'è questione di bhakti qui. Ci sono soltanto differenze di corpi elevati o di corpi più degradati.
Allora io direi di fare una... no, perché non è facile, mi stacco un attimino anch'io, così se vogliamo dare un po' spazio a qualche domanda, perché non è facile seguire tutto il discorso, così mi rinfresco pure io. Allora, volete fare qualche commento? Sapete tutti, la conoscete tutti, la storia di Govardhana? Ecco. E... intanto proprio ci sono un po' di amici online che salutano. Saluto. Rosario, Fabrizio, Marica, Bhakta Norca, che salutano, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Bol. Allora, una cosa che adesso volevo fare un punto, che un'intuizione, no, che mi era venuta riguardo a Indra, perché Indra è un servitore di Krishna, poi è sì un ufficiale, come si chiama, un funzionario, no? Però anche un devoto, cioè se Krishna sceglie qualcuno, non se li sceglie tra i demoni, è come noi purtroppo qui abbiamo queste brutte esperienze con i funzionari che rubano tutti, no? Però di solito un re non si sceglie un ladro come funzionario, o un mercante non si mette un ladro a fare il contabile, no? Così Krishna pure, quando sceglie dei deva, quando sceglie dei funzionari a livello cosmico, si sceglie delle persone per bene, no? Dei bravi devoti. E questi Indra, Chandra, eccetera, eccetera, sono tutti devoti per bene. Perciò Indra è un devoto. Eppure noi siamo originalmente brave persone, siamo pure noi devoti eterni, però a un certo punto, come è successo a Indra, infatti ieri leggendo il libro di Krishna abbiamo visto che un attimo è bastato, perché a quei livelli di potere, noi come siamo messi noi, che ci abbiamo proprio poco e niente, cioè magari rispetto ai deva non ci abbiamo niente, cioè ci abbiamo qualche migliaia di euro in banca o una macchinetta, che ne so, i deva hanno un potere incredibile, no? Riescono a manifestare i mondi, riescono a riequilibrare tutte le situazioni cosmiche. E per loro dimenticarsi di Krishna pure per un attimo significa una catastrofe. Infatti è successa una catastrofe, perché Indra dice che per un attimo ha pensato di essere Dio, è successa una catastrofe. Orgoglioso, perché a livello di Brahma, Indra, che diventa molto pericoloso, perché loro lo sanno che il potere viene da Dio. Allora, questo principio qui, che per Indra è bastato un attimo, è lo stesso principio però che ci fa questa che può succedere anche a noi praticamente. E l'ego, questo viene, ci copre questa nostra natura di eterni servitori, per fare un'analogia un pochino così artistica, no? Le nuvole poi arrivano, e nuvole, come dice, sono i dubbi che arrivano, che coprono, ci arrivano i dubbi e coprono la coscienza. Ho voluto fare un po' una cosa poetica. Bellissimo. Va bene? Come si chiama? Krogan? Bhakta Norca. Norca? Hare Krishna. E allora qui arriviamo al punto della collina. Che cos'è la collina? Krishna sceglie la collina Govardhana. Non è una scelta così fatta per caso, perché la collina Govardhana fa un servizio. La collina Govardhana fa il servizio alle mucche, che sono devoti, ai devoti, alle mucche, dà l'acqua fresca, le piante medicinali per i devoti, fa un servizio la collina Govardhana, perciò è cara a Krishna, ecco perché Krishna la sceglie. E non solo, ma poi Krishna la solleva e praticamente
attraverso anche il tocco della mano di Krishna, diventa, è tutta spirituale, e perciò è la nostra protezione, diventa la protezione per i devoti. E al centro della collina Govardhana c'è Krishna. Infatti ieri leggevamo come tutti quei devoti che stavano lì sotto, tutti i pastori, le mucche, le pastorelle, tutta la gente che stava lì, per una settimana di seguito non sentì la fame, la sete, il freddo, perché erano tutti concentrati su Krishna. Perciò Krishna è al centro, quando Krishna è al centro, questa è la coscienza di Krishna, e facendo un esempio appunto con anche il rappresentante di Krishna, no? Questo, quando Krishna sceglie una persona, mettiamo il caso di Srila Prabhupada, per noi, per la nostra esperienza più immediata, e gli dà tutto il potere, perché lui può fare questo, perché Krishna, quando vede un devoto, può dargli tutto il potere. A quel punto Srila Prabhupada può creare qualche cosa che può dare protezione, e l'ha creata. In effetti, quando lui parla di una casa dove tutto il mondo può venire ad abitare, non si riferisce solo a un'istituzione attaccata fuori dalla porta di un tempio, no? O un emblema, è proprio un tipo di coscienza, dove c'è la coscienza di Krishna al centro, dove tutti sono concentrati su Krishna, e a quel punto lì nessuno ha più problemi. Perciò questa è l'analogia che mi è venuta un attimo di formulare, che sotto questo ombrello, no, che è la collina Govardhana, dove è tutto concentrato su Krishna, anche in questo modo possiamo vedere la collina Govardhana, anche, dove tutti quanti possiamo andare a prendere rifugio da queste conseguenze dell'ego, perché questa poi tutte queste tempeste, tutte queste situazioni penose non sono altro che il risultato dell'ego che, o della copertura della nostra coscienza da parte dei dubbi, queste nuvolone che ci vengono sopra, che ci fanno pensare che non esiste Dio, che non esiste, che dobbiamo lavorare, che non c'è veramente Dio, no? Perciò voglio dire, questa è l'analogia che mi era venuta riguardo alla collina Govardhana. E lo vediamo che se anche non fosse venuto Prabhupada, non sarebbe venuta neanche questa spiegazione della collina Govardhana, non avremmo saputo niente anche della collina Govardhana. Adesso molti vanno a fare il parikrama, oggi fanno il parikrama della collina Govardhana. Prima era una cosa esclusiva degli indiani, adesso se andate intorno alla collina Govardhana, vedete, entrate nei templi, i templi sperduti, scritte in cirillico, no? In cirillico, ma che c'è scritto? Il peggio del sanscrito, con tutto, cioè per i russi, americani, italiani, no? E questo è grazie a Prabhupada. Ed è anche vero che, come per esempio anche oggi Halloween è una festa che in Italia l'abbiamo mai sentita, Halloween, no, eppure adesso è diventata, non so da quanti anni, una festa pure praticata anche qui in Italia. Come, questo per dire che ci sono delle assimilazioni anche di culture. Cioè, come Diwali, ieri abbiamo fatto il Diwali, c'era l'assessore, c'era il rappresentante del Vaticano, c'era questo, c'era quell'altro, c'era un sacco di gente. Perché? Perché la luce rappresenta la luce per tutti, che sia un cristiano, che sia... Poi c'è chi diceva in una maniera, chi non diceva in un'altra, però la luce era la luce. E piano piano il Diwali, stavano tutti con queste candeline lungo il Tevere, può darsi che da qui a qualche... decina d'anni il Diwali possa essere introdotto a livello tipo Halloween, cioè speriamo prima, però per dire che nelle culture c'è la tendenza ad assimilare anche, no? E si auspica anche che un domani, come noi lo stiamo facendo, siamo in pochi, perché
non è che è una cosa molto diffusa, però quello che facciamo oggi per la collina Govardano è proprio una cosa che abbiamo inserito nelle nostre vite. Non è soltanto l'adorazione alla collina Govardano, ma è anche Go Raksha, no? L'adorazione della mucca. Oggi Go Puja, oggi si adora anche la mucca. Che la mucca, come la vedono qui in Occidente, la vedono, questa è la spalla, quella è la coscia, quella è la bistecca, gli hanno fatto proprio i segnetti con la mappa, no? Cioè quando, e purtroppo invece la mucca è una madre, ma è piena d'amore proprio. Se noi vediamo la mucca, non solo Dio me dà una cornata, cioè cominciamo a vedere la mucca come veramente che è piena d'amore per il vitello. Esatto. Perché se lei non vede amore, esatto, è proprio quello. Perciò un animale che dà in continuazione latte, così come la mucca, è perché c'è un grandissimo amore. E allora questa fa parte anche della cultura, che piano piano dovrebbe essere assimilata, no? Infatti vediamo che tanta gente si vede su YouTube ogni tanto, dei bambini che piangono, che non vogliono che viene ammazzata la paperella, che non viene ammazzato l'agnellino, no? Perché poi alla fine ci si arriva a queste considerazioni. E diciamo che la cosa particolare di Prabhupada è che ha dato un po' l'essenza, non, come abbiamo letto prima, è andato un po' al di là dei rituali. Lui ti dice: non è una questione di fede, è una questione proprio di essere su una piattaforma spirituale. La piattaforma spirituale poi è comune a tutti. Lui ha lasciato i rituali per la Krishna sulla 24 ore. Vabbè, senti, volete che... dimmi come... vado avanti? No. Mancano 1, 2, 3, 4 pagine scritte grandi, però in inglese, che c'ho un po' di tempo. Vabbè, vuole dire qualcosa? Vabbè, allora andiamo avanti. Vediamo se... perché io questo non ci ho avuto il tempo di... Sì, poi arriva pure al diluvio. E qui stiamo parlando, Srila Prabhupada, dei diversi livelli di corpi che uno ottiene in accordo al lavoro che fa. Uno può essere un insegnante, uno può essere un leader, un capo, uno può essere un nemico, l'altro può essere un amico. Tutto viene giudicato in accordo a questo karma, cioè al lavoro che uno fa. Vedete quanto viene data importanza al lavoro? Karma iva guru vishvara. Quindi non dovresti preoccuparti, non dovreste troppo preoccuparvi dell'adorazione di Dio, o se c'è Dio, i Deva, sempre il discorso che fa Krishna. Devi essere soltanto fedele nel tuo lavoro e poi il lavoro ti darà tutto il buon risultato. Anche qui dice Prabhupada, nella Bhagavad Gita è detto che uno non dovrebbe mai abbandonare la propria professione, nonostante quanti errori ci potessero essere. L'avete anche ascoltato da me, dice Srila Prabhupada, proprio come ho dato l'esempio del fuoco. Il fuoco è così puro e ciononostante ci sono così tanti fault, così tanti
sbagli o errori, c'è il fumo per esempio, però ciononostante che c'è il fumo, uno non dovrebbe abbandonare il suo il proprio lavoro, perché poi il risultato verrà. È come quando uno deve fare, che ne so, la cerimonia del fuoco, si riempie la stanza del fumo, o se no uno deve fare il fuoco per riscaldarsi, non è che se vedi il fumo lasci perdere, no, continui, perché poi sotto il fumo, che è una cosa fastidiosa, c'è il fuoco. Perciò uno non dovrebbe abbandonare il proprio lavoro, ma dovrebbe continuarlo a fare con fedeltà e poi arriverà il risultato. Adesso c'è un'altra importante domanda. Parliamo della... se Asati significa una persona, una donna che non è casta, una donna non casta. Proprio come in India, naturalmente, c'è un sistema molto stretto, che se una donna non può abbandonare il suo marito per andare con qualcun altro. È detto che una donna che non è casta abbandona il marito e va con qualcun altro. Similmente, uno dovrebbe... Uno che abbandona la propria professione per prendere un altro lavoro è allo stesso modo una persona che non è casta. Quindi uno non dovrebbe deviare dai propri doveri professionali, proprio come Brahmana, eccetera. Perché questi Brahmana dovrebbero continuare i loro principi della vita, semplicemente a livello spirituale. Questa è la cultura spirituale. Qui Srila Prabhupada non è che, se no ci confondiamo un attimo, il punto di Srila Prabhupada è che uno può continuare a fare, se no può sembrare che da una parte c'è la filosofia atea che dice che devi fare il tuo lavoro e basta, pure se c'è Dio o non c'è Dio. E qui Prabhupada dice la stessa cosa, uno dovrebbe continuare, nella Bhagavad Gita anche detto che uno dovrebbe continuare a fare il proprio lavoro. Qui addirittura Prabhupada paragona uno che cambia lavoro come una donna che non è casta. Allora uno potrebbe diventare un po' confuso. In accordo al Varnashrama Dharma, ognuno ha la propria inclinazione. Se una persona che ha un'inclinazione da sudra, cioè da lavoratore dipendente, non è una cosa appropriata che lui prenda il ruolo di leader o di insegnante, perché quello che ne uscirà fuori sarà un po' un disastro. Allora ognuno ha proprio la possibilità di sperimentarlo nella propria vita, che possiamo desiderare di essere qualcuno, però poi bisogna vedere se poi veramente potremmo esserlo. Ecco perché qualcuno che vince tante volte ha grossi, come si chiamano questi giochi, totocalcio, che gli arrivano un sacco di soldi, impazziscono, alcuni non sanno gestire i soldi perché tutto di un tratto gli arriva una grossa ricchezza senza avere neanche le qualifiche. Magari un semplice operaio si ritrova con 1 milione di euro, no? Che ci fa? Non sa come investirli, non c'ha capacità neanche di ragionare di come farli fruttare. L'altra volta mi trovavo in un posto e stavo dicendo a questo signore con quale parlavo: che bella villa, che belle ville, e quelle se le sono tutte prese le banche, perché queste persone avevano costruito così tanto, non so, che i terreni che ci avevano lì, avevano venduto tutti questi terreni, con tutti questi soldi non l'avevano impiegati male, adesso sono praticamente preso tutte le banche, quando veramente era meglio che faceva l'agricoltore, quello, no? Invece si è messo a fare l'imprenditore, adesso dovevano vendere tutto quanto praticamente.
E questa è anche una cosa che la mente ci può dire tante cose, no? Vorrei essere un attore, ma poi la peggiore cosa per gli attori è essere famosi. C'erano i Beatles che raccontavano in un filmato, in un documentario, che tante volte si riunivano da soli e dicevano: ma siamo veramente noi questi sul giornale? O racconta Siama Sundara, un devoto che era amico di George Harrison, che una volta si sono buttati dentro, in America ci sono questi sistemi per trasportare la biancheria, no? Si sono buttati dall'appartamento perché dietro, fuori dall'albergo era pieno di fans, no? Per scappare a questa popolarità. E alcuni si mettono gli occhiali, alcuni vanno in giro travestiti perché non ce la fanno più. Allora adesso, questo è un caso così, però anche essere popolari, no? Cioè Radhanathswami l'altra volta mi ha fatto vedere all'aeroporto, mi ha fatto vedere il telefonino, dice guarda, però non l'ha fatto per vantarsi, no? Però c'erano un sacco di attori. C'erano un sacco di attori, perché poi si sono sparsi la parola, gli attori c'hanno, specialmente quelli ricchi, che hanno provato tutto, droghe, cose, poi si annoiano tanto, no? E c'hanno bisogno del... E quando arriva il guru, quello proprio speciale, e infatti gli dicevo a Maharaj, ho detto, ma come fai come fanno a invitarti? Dice, perché... Questa era la moglie di Ringo Starr, che stavamo a una festa, e allora mi ha detto, quell'altra ha detto, lo voglio pure io quel guru a casa mia. E allora Mike Jagger l'ha voluto, perché si vede che gli fa coreografia, non lo so, il guru, ma anche perché Radhana Maharaj è anche una persona che gli mette pace, perché sta gente è sfinita veramente. Infatti non ha fatto il nome, però... ha detto che c'era uno che, scusate, allungo un attimo, c'è stato uno che gli ha confessato proprio che era sfinito, uno non ha detto il nome, però era famosissimo, ha detto non ce la faccio più, perché quando trovi una persona santa, una persona, e allora a quel punto uno anche che volesse fare l'attore, capito, ti ritrovi popolare tutto in un tratto, non sai più che fare. Allora qui, quando Prabhupada parla di diversi, che è meglio non cambiare lavoro, si riferisce a quello. Infatti dice non cambiate lavoro, aggiungete soltanto Krishna nella vostra vita. Perché se c'hai quello, se uno è capace a fare quello lì. E poi si dice anche che se accetti il maestro spirituale, ti affidi alla sua visione, il maestro spirituale vede qual è la tua inclinazione ed è lui che ti incoraggia per fare questa cosa qui. Anticamente c'era la Gurukula, dove il guru vedeva le diverse nature dei ragazzi e li consigliava, no? Però la cosa importante è che tutti quanti mettono Krishna al centro. Ok, allora perciò uno non deve diventare confuso, poi rimanere a fare quel lavoro è meglio non cambiarlo, perché tante volte fa male proprio cambiare il proprio lavoro. Anche perché il principio è che uno pensa che se cambi lavoro poi stai meglio, proprio questo è il trucco di questo mondo materiale, se tu ti pensi... che se cambi casa poi quella cosa va meglio, se cambi moglie va meglio, se cambi marito va meglio, se cambi lavoro va meglio, se cambi pettinatura va meglio, se è più accettata o accettato. Perciò questa è proprio la natura di questo mondo materiale. Mentre se uno cambia coscienza sta meglio sicuro. Allora,
Coloro che sono Brahmana dovrebbero seguire il principio del Brahmana nella vita, che è appunto la cultura spirituale. E coloro che sono Kshatriya, loro dovrebbero aderire al principio di proteggere i cittadini, l'ordine regale, che è quello di proteggere. Non dovrebbero semplicemente raccogliere le tasse. Gli Kshatriya, i re, allora è concesso di raccogliere delle tasse perché si suppone che loro diano della protezione alla gente. Così è detto, quest'ordine regale dovrebbe seguire questo principio, come proteggere la gente. Similmente, questi mercanti, loro dovrebbero vivere sul commercio, e anche i sudra, coloro che sono sudra, dovrebbero essere la classe di lavoratori e dovrebbero servire tutte le altre tre classi. Adesso, in accordo alle nostre scritture, noi siamo dei Vaishya, dice Krishna. Non dovremmo vivere come al modo, alla maniera dei Brahmana, o alla maniera degli Kshatriya, o alla maniera dei Sudra, ma dovremmo vivere solo come Vaishya. E di fatto noi siamo degli agricoltori e dovremmo proteggere le mucche. Quindi noi siamo dei Vaishya. Il nostro dovere è aderire a questo affare, al nostro lavoro. Qual è l'utilità di adorare questo Dio o l'altro Dio? Certo, Krishna, se vuol convincere qualcuno. Adesso c'è un'altra filosofia atea che è stata proposta da Kapila, la filosofia Sankhya. La filosofia Sankhya, questa teoria, dice che non c'è un controllore. Allora, questo Kapila, per capirci, non è lo stesso Kapila, il figlio di Devahuti, che è Dio, è un'incarnazione di Dio. Questo Kapila è un altro che è ateo. Proprio come gli scienziati, qui dice, non c'è bisogno di adorare Dio perché il mondo si muove sotto l'interazione della natura. Proprio come gli scienziati moderni, allo stesso modo dicono la stessa cosa. Il mondo, ogni azione di questo mondo materiale è portata avanti dalla natura. In lo stesso modo, cioè, questa filosofia dice che se un uomo o una donna sono attratti e hanno un rapporto sessuale, allora si produce un figlio. Non c'è altra ragione per incrementare la popolazione. Semplicemente un uomo vuole una donna e una donna vuole un uomo. Questa è la tendenza naturale, e quando loro si uniscono insieme c'è la nascita del bambino. Questa è la conseguenza naturale. La filosofia Sankhya è basata su questo principio. Loro non credono niente al di là di questa cosa qui, che ci sia Dio, Nirisha. Sopra di questo non c'è Dio. Al di sopra di questo c'è Dio. Confermo, c'è Dio. C'è Dio che controlla. Allora, Nirisha si riferisce alla filosofia atea. Invece qui Prabhupada dice, invece, al di sopra di questo c'è Dio. C'è il controllo di Dio. Di fatto c'è Dio. Il rapporto sessuale non è la causa del bambino. In accordo al Bhagavata, l'entità vivente prima della nascita, lui, per un arrangiamento superiore o un giudizio superiore, dove è stabilito, dove quella particolare entità vivente dovrà nascere, in particolare uomo, o come cane, o qualsiasi altra cosa. Ed è già stabilito dove sarà, il posto dove nascerà.
Così ha detto che questo uomo particolare dovrebbe avere quel tipo di corpo, quell'altro tipo di corpo. E questo accade attraverso il trasferimento del seme, nella seme. Questa piccola particella, l'anima, la particella spirituale, è trasferita nel seme del padre. Il padre a sua volta lo trasferisce al grembo della mamma e si ottiene un particolare corpo in accordo al suo karma. Questa è la versione del Bhagavata. Ma la filosofia Sankhya, loro dicono che non c'è idea, loro non parlano di una particella o di una scintilla spirituale, loro semplicemente pensano che se semplicemente il padre e la madre o un uomo o una donna hanno un rapporto, si produce la vita. È un po' come quello che dicono gli scienziati oggi, no? Adesso stanno facendo tutte mescolanze con le prove improvvide, no? Per creare la vita. Così qui praticamente la stessa cosa è portata avanti da Krishna, che dice: la creazione di questo mondo materiale è dovuta ai tre modi della natura materiale, non c'è altra causa. Così non dovresti troppo preoccuparti, non dovresti troppo preoccuparti del non ti dovresti troppo preoccupare, attraverso il sole poi l'acqua viene evaporata, quest'acqua evaporata diventa la nuvola e poi la nuvola è causa della pioggia. Perché ti devi preoccupare troppo di Indra, di Chandra, di tutte queste cose? Guardate quanto Krishna sta parlando in modo ateo. Quindi la pioggia costituisce è importante per l'agricoltura. Perché ti dovresti preoccuparti di questo Mahendra? Mahendra è sempre Indra, Mahendra. Adesso ci sono i trattori in India, se vedete in India c'è scritto sui trattori, c'è scritto Mahendra. Che pure loro hanno fatto i trattori, però si raccomandano sempre a Indra, sono forti gli indiani. Hanno fatto i cosi, i razzi, quelli lì c'è scritto sopra, aspetta che c'è scritto? No, c'è scritto una cosa che c'ha a che fatto col coso di Indra pure, del fulmine, sì. Gli indiani, vabbè, allora... Perciò, quindi, proprio come gli scienziati moderni dicono, artificialmente noi stiamo creando l'acqua, le piogge. Così, quando ci sarà scarsità di pioggia, noi fertilizzeremo la terra e daremo atto a questa produzione. Similmente, nella filosofia Sankhya, che dice che la pioggia è causata dal caldo e dal caldo si forma una nuvola nel cielo e dalla nuvola viene la pioggia. Non c'è questione di Mahendra o del controllore delle nuvole o qualsiasi altra cosa. Perciò noi, so therefore we are not going to the city, perciò noi non andiamo nella città. Noi siamo abitanti di questo villaggio, è meglio che adoriamo questa terra, la terra, il Govardhana, perché Krishna era un pastorello e portava a pascolo le sue mucche sulla collina Govardhana. Così indirettamente lui sta dicendo: dovremmo adorare questa collina Govardhana, questo è il nostro dovere. Questa è una lunga storia, ci sono 3-4 capitoli e naturalmente ci vorrà un po' di tempo. Io non penso che voi mi potete dare così tanto tempo.
Il risultato che Krishna sta parlando in questo modo è che quando suo padre acconsentì a non compiere più il sacrificio, poi acconsentì il padre a fare questa cosa qui, siccome tutti gli abitanti di Vraja, a Vrindavana, erano così attaccati a Krishna, ogni cosa che Krishna diceva loro lo accettavano. Così, sebbene Krishna era soltanto un bambino, lui implorò suo padre e gli altri gentleman più anziani che erano presenti: non c'è bisogno di compiere questo sacrificio. Allora fermarono il sacrificio e come risultato di questa cosa Indra diventò molto arrabbiato e ci furono torrenti di pioggia incessante, molto veemente. L'intero villaggio e l'intero pezzo di terra compreso da Vrajabhumi fu completamente overflowed, inondata. Le mucche e gli animali e la gente divennero troppo sofferenti. Non avevano nessun'altra rifugio, così avvicinarono Krishna: proteggici Krishna, proteggici. E a quel punto Krishna disse: sì, io vi darò protezione. Così, sebbene un ragazzo di soli 6 o 7 anni, lui alzò la collina. Se qualche volta andrete in India, voi vedrete la collina. Non è di più di un'area di 4, 5 o 6 miglia. È una grande collina. E quella collina fu alzata da lui e l'ha tenuta sulla mano per 7 giorni. Alla fine, quando tutto finì, perché la storia poi continua come Indra viene umiliato, Indra lo pregò a Krishna. In ogni caso, dice Srila Prabhupada, ci sono cose, molte cose, dopo di questo dopo di questa cosa accadono. Siamo arrivati, soltanto mi perdo il punto ogni tanto. Così oggi Krishna ha alzato la collina, quindi il suo nome è Giridhari. Giridhari significa colui che alza, che trattiene la collina. Giri significa collina e Dari significa uno che la tiene. Oggi perciò è la cerimonia annuale di questa Govardhana Puja. Perciò dovremmo seguire questo principio, siccome siamo devoti di Krishna, stiamo cercando di seguire le sue istruzioni. Perciò tra poco compiremo questo Puja e tutti voi siete invitati a rispettare il Prashada. Io penso che Prashada sarà pronto intorno alle 11, qui dice Prabhupada. No, questo lo dice Prabhupada. Invece Prashada sarà pronto a che ora? Anche ora? Già pronto, però è pronto. Fermo la candelina. E voi, per favore, partecipare a prendere Prashada. Yeah. Yeah. Ce la Prabhupada chi? Yeah. Yeah. Chi ricordana chi? Yeah. Hare Krishna.
Posto così. Sì. Facciamo un esempio. Hare Krishna. Lasciamo un esempio. No, no. Sedie e vie, Giacomo. Sedie e vie, così si occupa. Si occupa okay, spazio. Ci possiamo... No, la sedia è dietro. Le via da lì, intendevo. Hare Krishna. Ehi, Jayvananga, ce l'hai lì, no? Via da lì. No, ma via da lì, ho detto. Thank you.
Thank you.
Hare Rama, Hare Rama.
Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. Ah!
Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Giri Govardhana Mahamahamsa Ki Jai, 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 Hare Krishna Guru.